Se si fa innovazione anche nel digitale, si fa ricerca, la differenza si estingue o perlomeno diventa sempre più ridotta. Se viceversa si consente all'industria del nord di investire nella cultura dell'innovazione all'interno dell'impresa, evidentemente il sud non lo fa, la distanza aumenterà in maniera incredibile, ma tutto questo è poca cosa. Se si tiene conto al tempo stesso che se non c'è questa capacità di innovare, di ricercare sui mercati internazionali, la figura dell'impresa italiana, della media impresa italiana, finisce per andare a gamba all'aria, cosa che in realtà non sta avvenendo, non deve avvenire, anche se l'Italia è tra i paesi che si innova meno per molti aspetti, siamo quelli che ha una minore densità di investimento nell'innovazione, che diventa anche un problema culturale. Sentivo prima ad esempio un imprenditore imprenditore diceva: ma imparare l'inglese per me alla mia età. Capisco le difficoltà, però di qua occorre rigenerare, magari utilizzare un piccolo amministratore anziché l'impresa di famiglia, dove possa consentire di avere questa forma di salto in avanti che oggettivamente oggi ad alcuni non è consentito.